Il titolo di questo mio intervento, in questa prima copertina slide, avete un titolo in italiano e il sottotitolo in inglese, ma dalle prossime slide saranno tutte in castigliano. Dispositivi per il progetto urbanistico di ricomposizione. Farò riferimento a esperienze italiane della più recente stagione urbanistica, possiamo dire dalla fine degli anni 70 ad oggi, per confrontarci con questo tipo di problema, quello che definisco come problema ricompositivo, di ricomposizione della città, e in particolare con uno sguardo ai procedimenti tecnici, agli strumenti tecnici utili per affrontare questo tipo di problema. Dalla costruzione della città alla sua ristrutturazione. Tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 in Italia, ma diciamo che è un processo comune a tanti paesi europei, viviamo la fase in cui si esaurisce il processo, potremmo dire il ciclo vitale della moderna città industriale europea, e entriamo in una diversa fase urbana che è quella della sua ristrutturazione. Esemplifico questo passaggio con l'ultimo piano regolatore generale della mia città, Milano. Questo piano regolatore del 1980, e questa è la tavola principale di azzonamento di quel piano urbanistico. La città moderna è ormai costruita in tutte le sue parti, e questo piano pensa di poter, possiamo dire, difendere, salvaguardare la struttura di questa città per gli anni successivi. In particolare vedete in blu, in viola, tutto il sistema delle aree produttive, delle aree industriali, che questo piano urbanistico confermava a destinazione produttiva per il periodo successivo. Come vedete, tutte queste aree sono organizzate intorno agli impianti ferroviari che sono rappresentati in questa tavola in grigio. Vedete le linee ferroviarie e gli scali ferroviari a servizio soprattutto di questi impianti produttivi che si sono costruiti nel corso del processo di modernizzazione della città a cavallo tra la prima parte e la seconda parte del secolo. In realtà questo piano urbanistico mostra subito dei problemi, perché questo è un documento programmatico di pochi anni dopo, del 1988, in cui quelle medesime aree che abbiamo visto in blu, confermate a destinazione produttiva, sono invece ora mappate, rappresentate come aree dismesse o sottoutilizzate. E questo è un documento programmatico che attraverso queste matrici promuove
un processo di sostituzione fisica e funzionale di quelle aree. Questo è il documento originale. Vi mostro anche questo ridisegno, che è più chiaro, in cui vedete quella medesima geografia delle aree industriali, ora proposte come aree da ripensare con un diverso uso, un diverso utilizzo. Tutte queste in viola. Ma soprattutto, 4 anni prima, viene elaborato un altro documento direttore, un documento di carattere programmatico, molto famoso nel dibattito italiano e forse non solo in quello italiano, anche molto criticato, che è il documento direttore del progetto passante, in cui alcune di quelle aree che abbiamo visto ora rappresentate sono coinvolte in un nuovo programma urbanistico, potremmo dire in una nuova visione per la città circa il futuro di quel sistema di aree. Un sistema di aree organizzato su una nuova infrastruttura ferroviaria che è il passante ferroviario, la connessione tra stazioni ferroviarie della città con un tracciato sotterraneo che potesse costituire la nuova linea di forza su cui, lo vedete rappresentato in rosso, una nuova linea di forza su cui organizzare la riprogettazione di questo sistema di aree. Adesso a me non interessa entrare nel merito delle scelte specifiche di quel programma, un programma di terziarizzazione della città in sostituzione di aree produttive. Mi interessa guardare alla forma di questo tipo di documento di pianificazione rispetto a quello che abbiamo visto prima, da questa rappresentazione del piano urbanistico a una rappresentazione di piano urbanistico selettiva, che quindi sappia riconoscere alcune risorse prioritarie secondo una possibile visione al futuro, che in questo caso era: Milano dove sta andando? Deve andare verso un processo selettivo di trasformazione di queste aree organizzate intorno ad una nuova infrastruttura che è il passante ferroviario. I processi, questo fa la differenza rispetto all'urbanistica che avevamo alle spalle. L'urbanistica che avevamo alle spalle, che ha accompagnato tutto il XX secolo, è un'urbanistica fatta di modelli di urbanizzazione per la costruzione di una città nuova. La città era da fare, non c'era ancora, andava costruita, e allora, per esempio, abbiamo il Plan Cerdà che propone una griglia urbanizzativa come criterio con cui organizzare la costruzione della città moderna. Ma per esempio altre proposte, questo è Paul Wolf nella prima parte del secolo XX, un'organizzazione della crescita della città secondo un sistema radiale e concentrico. Ma ancora abbiamo Raymond Unwin, secondo l'idea che la città debba crescere per nuclei
conclusi, riprendendo l'idea della città giardino di Raymond Auer, di Ebenezer Auer, e quest'idea della città che cresce per nuclei conclusi, per esempio, viene reinterpretata nel Greater London Plan, del piano per la Grande Londra, di Patrick Abercrombie, con l'organizzazione di un sistema di città satelliti intorno alla città centrale, separato da una Green Belt, e con un'organizzazione all'interno di ciascuna di queste città satelliti di 60.000 abitanti, ancora per nuclei all'interno della città, nuclei, neighborhood units, organizzate intorno a centri civici locali e tutte quante insieme organizzate intorno ad una centralità principale. E questo è il tipo di paesaggio, di questo tipo di città, col centro civico e l'organizzazione urbana al suo interno. Ma torniamo indietro, la città lineare di Sorimata, come un modello lineare di organizzazione della città in crescita, e lo vediamo anche in una rappresentazione prospettica del tipo di paesaggio urbano che ci si immaginava, un'idea che poi Le Corbusier riprende immaginando una città lineare industriale. Siamo intorno al 1940, una città lineare industriale che organizza la parte residenziale dei servizi su un lato, in mezzo la parkway e sull'altro lato le unità produttive con gli assi di trasporto per le merci. E poi quest'idea della città lineare ancora torna, per esempio, in questa proposta di Reset, combinata insieme con l'idea della città per nuclei. Questa è una città a sviluppo lineare, ma che nel suo sviluppo lineare, nelle, poi nelle singole sue unità, si organizza per nuclei, che vedete qui rappresentati in questo diagramma. Ma ancora altri modelli urbanizzativi. La città immaginata da Ludwig Ilbersheimer è una città, la Großstadt, di grande densità, di grande concentrazione di densità, e per contro invece Brodecker City di Frank Lloyd Wright, una città estesa, un urbano che è campagna insieme, in un continuum urbanizzato, con questa anche rappresentazione visionaria del possibile paesaggio urbano, e poi lo studio di un dettaglio, questo è il plastico di Brodecker City, di come potesse essere il paesaggio urbano per una città in estensione. E poi la città funzionale, la città per parti funzionali, un'idea così potente nella costruzione della città moderna, a partire da Tony Garnier all'inizio del secolo, lo vediamo nello schema, nell'impianto generale, la parte residenziale dei servizi, la parte produttiva e il vecchio nucleo su cui questa espansione va a organizzarsi, e poi lo vediamo anche nel dettaglio della organizzazione della parte residenziale di quell'insediamento. Ma la Ville Radieuse di Le Corbusier, ancora in uno schema compositivo di insieme e nel dettaglio dell'organizzazione della parte residenziale e dei servizi della città. E poi quest'idea della città funzionale, anche le sue prime ricadute in esperienze di pianificazione molto concrete, come il piano di Amsterdam, siamo intorno al 1930, con l'organizzazione dei nuovi quartieri residenziali intorno alla
linea del ferro e di quelli produttivi intorno al porto e anche alla ferrovia. Tutto questo, questo excursus è una carrellata di idee, di schemi compositivi con cui, con successi, insuccessi, parziali applicazioni, si è costruita la città moderna, la moderna città industriale. Ieri con gli studenti del dottorato ho citato anche il caso di Bergamo. Questo è un piano italiano famoso alla fine degli anni 60. I progettisti sono Luigi Dodi e soprattutto Giovanni Astengo, e è interessante vedere questo piano alla fine degli anni 60, primi anni 70, la definitiva approvazione. Questa è la tavola di disciplina del territorio comunale, ma l'idea compositiva di questo piano deriva da uno studio di organizzazione metropolitano che ancora utilizza l'idea, qua leggete, forse non leggete, ve lo leggo io, espansione accentrata, concentrata intorno al nucleo centrale, espansione per poli distanziati, l'idea che la città debba costruirsi ulteriormente per poli distanziati, sviluppo lineare su assi radiali e trasversali e un ultimo lungo assi preferenziali. Insomma, ancora alla fine degli anni 60, ancora un'ultima idea di organizzazione della città secondo alcuni modelli compositivi. Dal modello alla sua applicazione, possiamo dire, io prima rifletto su criteri generali che potrebbero garantirmi una buona organizzazione dello spazio e poi provo ad applicarlo nella città. Questa cosa, questa modalità, entra in crisi quando si esaurisce la traiettoria di crescita e di costruzione della città moderna e inizia quella fase che abbiamo imparato a conoscere come postmodernità e che spesso nelle nostre città ha generato il fenomeno delle aree industriali dismesse, la dismissione. Quindi quell'impianto della città moderna comincia a bucarsi per parti, si aprono dei vuoti all'interno dell'impianto urbano che aveva supportato la crescita e la costruzione della città moderna. Da una urbanistica, passiamo da una urbanistica di composizione, di prima strutturazione dei nostri insediamenti, ad una nuova sfida per il progetto urbanistico, che è come ristrutturare un palinsesto insediativo che richiede di essere ripensato tramite la sostituzione di alcune sue parti, ed è il motivo per cui vi propongo di parlare di un passaggio da un'urbanistica compositiva a un'urbanistica ricompositiva. E questo passaggio da questo piano di Milano al documento direttore del progetto passante rappresenta bene questo mutamento di fase per il progetto urbanistico. Ecco.
quelli che cambiano, cambiano proprio i criteri generali compositivi del progetto urbanistico, cambia il senso dell'operazione compositiva. Per certi versi abbiamo una inversione metodologica del procedimento rispetto al passato. Prima, l'abbiamo visto attraverso l'excursus, dal Plan Cerdà, attraverso la Ville Radieuse, Anwin e così via, da un'idea compositiva generale di organizzazione spaziale, morfologicamente compiuta, da quest'idea alla sua possibile applicazione nei casi concreti con cui ci troviamo a confrontarci. Un'operazione compositiva guidata da un modello da cui deriviamo una possibile applicazione nei contesti. Ora invece partiamo da un complesso di operazioni parziali, da occasioni della trasformazione, che induttivamente possono essere concatenate, possono essere poste in relazione reciproca, possono essere riorganizzate secondo una specifica logica che consenta di ricreare una possibile struttura partendo da operazioni di mutamento, di trasformazione per parti. Quindi con il passaggio a, possiamo dire, un progetto ricompositivo urbanistico di tipo induttivo e contestuale, che sappia discernere all'interno del contesto specifico in cui ci troviamo e, partendo di lì, ricostruire una possibile ipotesi di strutturazione per la città contemporanea. È una forma compositiva interessante questa, perché non ha una forma prestabilita a priori da perseguire, ma è un'operazione interpretativa, anche molto impegnativa, sfidante, che ci sollecita a trovare nel funzionamento della città contemporanea, della città futura, una via alternativa alla frammentarietà, alla frammentazione. E allora, appunto, questo concetto che vi propongo di focalizzare nel passaggio da composizione a ricomposizione e questa operazione di ristrutturazione come operazione dell'urbanista molto sfidante, che ci sollecita a riconoscere e a costruire una possibile nuova struttura che riorganizzi i diversi materiali del nostro palinsesto insediativo. I residui della città industriale insieme con le nuove parti di città realizzate nell'ultimo periodo e insieme le eredità di tutte le fasi precedenti del processo di urbanizzazione. Bene, questo è, se volete, lo schema teorico in cui inserisco questa comunicazione. Adesso passo attraverso una serie di piani urbanistici italiani che hanno provato a esplorare
inventare dei procedimenti tecnico-progettuali per praticare ristrutturazione urbanistica. Uno dei primi interessanti tentativi, con anche una elaborazione teorica su che cosa significhi ristrutturare la città, è il piano di Jesi della fine degli anni Ottanta. Questa è l'adozione municipale, questa è la definitiva approvazione. 93. Sì, scusate, no. 93. Bernardo Secchi è il principale consulente. Vi lascio la lettura veloce di queste slide, ma voglio guardare i disegni di questo piano. Abbiamo questo disegno, è la mappa di tutte le aree di trasformazione urbanistica. Il processo di dismissione che investe questa piccola città, più o meno 40.000 abitanti, una città produttiva che vede gran parte dei suoi impianti industriali andare dismessi e diventare oggetti di operazioni di progettazione urbana per sostituzione. Ognuna di queste aree è oggetto di uno studio sulle possibilità di trasformazione, delle potenzialità di trasformazione di ciascuna di queste. Ora non mi interessa entrare nel merito della qualità di ciascuno di questi progetti urbani, ve ne mostro solo uno. Ogni area viene individuata, viene esplorata con un progetto urbano per fissare alcuni requisiti morfologici fondamentali richiesti a quel processo di trasformazione che le va a investire. Progetti norma, quest'idea di lavorare per progetti norma. Faccio degli studi, delle esplorazioni progettuali sulle potenzialità trasformative di quell'area e poi cerco di asciugare poche indicazioni essenziali che diventano norma del piano urbanistico, entrano nel testo normativo del piano. Tutti questi progetti norma e soprattutto il possibile esito suggerito vengono rappresentati tutti insieme coreograficamente in questo tipo di tavola, la tavola dei suggerimenti, che mostra quale potrebbe essere l'esito di questo processo di sostituzione spaziale e qual è il legante di tutte queste operazioni. Il legante di tutte queste operazioni è un progetto sullo spazio aperto della città, è un progetto di suolo, di come il progetto di suolo possa costituire la trama, il sistema ordinatore di queste operazioni puntuali di sostituzione. Non solo il piano di Jesi alla fine degli anni Ottanta e non solo Bernardo Secchi si concentra in questo tipo di ricerca sperimentale, applicata, ma pochi anni prima in un'altra piccola città italiana veniva a Sassuolo, progettista Inugli con Bulgarelli e Ronzoni, nel 1984 rappresenta la tavola principale di questo piano urbanistico con questa modalità. Anche qui abbiamo una trama dello spazio aperto che regge processi di sostituzione parziale all'interno del palinsesto urbano. E lo stesso fa
nel 1990 un altro importante urbanista recentemente scomparso italiano, Bruno Gabrielli, a Piacenza, una serie di aree della trasformazione che vengono individuate e di cui poi vengono sondate le possibilità trasformative in un sistema connettivo di spazi aperti che ne costituisce in qualche modo l'elemento di connessione, di riammagliamento, di concatenazione nell'organizzazione della città. Lo vediamo nel dettaglio, una di queste trasformazioni. Non mi interessa entrare nella qualità di questi progetti, sono cose su cui poi si sono aperte miriadi di polemiche, ma mi interessa guardare al dispositivo progettuale e alle modalità nuove di fare progetto urbanistico rispetto alla fase precedente. E anche qui, a Piacenza, abbiamo questi progetti esplorativi che poi vengono fissati in pochi requisiti morfologici, la necessità di salvaguardare alcune connessioni fondamentali, alcuni affacci, alcuni sistemi degli ingressi, uniti a indicazioni di tipo quantitativo e di tipo di land use, di uso del suolo. Schede normative disegnate, progetti normativi. Ancora, Bernardo Secchi, in un altro piano per una città, questa volta famosa, la città di Siena, lavora su questo tipo di dispositivi del progetto, ma a Siena c'è anche lì abbiamo il progetto di suolo, anche lì abbiamo dei progetti norma, delle schede normative che trattano contenuti progettuali relativi alla trasformazione di aree strategiche, ma la novità è che abbiamo degli schemi direttori. Queste aree della trasformazione sono le une concatenate alle altre da dei fili che spesso sono strade, sono connessioni fisiche. Lo vediamo nella rappresentazione generale, ma è più chiaro vederlo in questo tipo di rappresentazione. Diversi fili, 1, 2, 3 e così via, 4, che concatenano tematicamente, secondo alcuni temi del progetto urbanistico, i luoghi centrali della città, l'attraversamento della città, la relazione fra dentro e fuori le mura, la tangenziale della città, il parco fluviale, diventa il modo con cui organizzare a sistema la trasformazione di alcune aree. Vedete a tratteggio le aree, luoghi della trasformazione, progetti urbani a volte fatti soprattutto di edifici, a volte fatti soprattutto di spazi aperti, connessi da un filo che li collega rispetto ad un tema cui tutti questi progetti collaborano, al trattamento di quel tema. E questo è un ulteriore nuovo dispositivo. Progetti norma, progetto di suolo, schemi direttori. Vi lascio alla vostra lettura queste diapositive che spiegano il senso di questa operazione attraverso le parole del progettista.
e anche attraverso il commento di Carlo Gasparrini, che è un altro importante urbanista contemporaneo italiano, che fissa, diciamo, gli ingredienti fondamentali di questo tipo di progetto ricompositivo. Ma schemi direttori, progetti norma, progetto di suolo. Ma poi su questo tipo, io oggi ve ne racconto solo alcuni e sto usando in particolare l'esperienza di ricerca di Bernardo Secchi come una opportunità, perché Bernardo Secchi è stato un urbanista che ha lavorato molto su questa idea del dispositivo progettuale. Qua per esempio, in un altro piano di Bernardo Secchi, abbiamo un'ulteriore evoluzione. Gli schemi direttori che a Siena erano dei fili, delle linee, qua diventano figure, corpi territoriali. Non più fili, ma figure dello spazio con un loro spessore, con una loro estensione areale, entro cui, e in ognuna di queste figure, lo vedete rappresentato nel colore della medesima tonalità, ma più chiaro, lo spazio dei progetti urbani coinvolti nella strategia di trasformazione di quella figura territoriale. E per cui qua vedete ci sono 18 progetti norma che sono coinvolti all'interno di, non mi ricordo quanti, 8 schemi direttori. Quindi una strategia di trasformazione della città che è fatta da 8 schemi direttori che fissano i temi della ristrutturazione della città e che si popolano di 18 progetti nuovi. E a Prato, Bernardo Secchi con Paola Viganò, la stessa cosa, qua vedete i progetti, gli schemi direttori, con ritagliati all'interno gli ambiti dei progetti nuovi. E qua vedete come ogni schema direttore, quello blu, è fatto dal convergere, dall'azione convergente di 5 progetti nuovi e così via. Diverso il piano di Bergamo, di cui ho parlato ieri con gli studenti del dottorato. Non c'è un solo modo, non c'è un solo dispositivo progettuale per cercare di interpretare e di pensare al futuro la città. Gli schemi direttori sono un modo, ma a Bergamo, per esempio, non ci sono degli schemi direttori, ma c'è questa idea dei sistemi di materiali urbani. Guardare quali sono gli ingredienti minuti, i singoli materiali urbani minuti, è un approccio questo elementarista alla descrizione, osservazione, interpretazione e progettazione dello spazio urbano contemporaneo. E su questo ha lavorato molto Paola Viganò, con anche un suo libro specificamente dedicato alla città elementare. Ha un approccio elementarista per cogliere le specificità della città contemporanea. Bene, come possono essere combinati insieme i materiali di questa città contemporanea? Secondo, per sistemi di materiali in questo piano urbanistico.
sistemi di materiali, vi mostro questa scomposizione planimetrica dei sistemi di materiali che nutrono l'interpretazione progettuale di questo piano. Quello più interessante dal mio punto di vista è il sistema che viene chiamato sistema dei luoghi centrali, ovvero il sistema di spazi che più agisce sulle modalità di incontro e di vita in pubblico dei cittadini, degli abitanti di questa città. Quindi le centralità locali, le centralità principali, entro cui trovano organizzazione e disciplina le trasformazioni minute, ma anche in questo caso all'organizzazione delle trasformazioni minute disciplinate attraverso i sistemi si accompagnano dei progetti norma. Questa è la tavola di zonamento, ve ne mostro uno solo, questo intorno alla stazione ferroviaria e allo scalo ferroviario. Questa è una delle più importanti aree di trasformazione di questa città, che viene esplorata nelle sue possibilità trasformative secondo un programma di sostituzione, dismissione degli impianti ferroviari. Rimane attiva solo la stazione, ma non più lo scalo ferroviario per le merci. E allora sullo scalo ferroviario delle merci un programma di riorganizzazione di questo fulcro urbano, una vera e propria nuova centralità, esplorata anche in tutta la sua dimensione planivolumetrica, per poi asciugare le indicazioni che il piano urbanistico dà per la trasformazione di quest'area in alcune poche indicazioni ritenute essenziali. Giuste, sbagliate, è un'altra discussione per un'altra volta. Bene, ma per esempio a Milano, documento di inquadramento delle politiche urbanistiche comunali, un documento programmatico che ha avuto un impatto importante nel cambio di millennio tra fine del secondo millennio e primo e inizio del terzo a Milano, il consulente principale Luigi Mazza. Questa idea di una figura strategica, questa volta lavoriamo alla dimensione metropolitana, di una tirovesciata, le nuove linee di forza su cui organizzare la trasformazione di questa città. E questo è un documento originale, questo è un ridisegno che prova a vedere le implicazioni di questa figura strategica nella trasformazione della città centrale in relazione alle aree prioritarie di trasformazione riconosciute da quel documento. Quindi ancora una volta una figura compositiva in relazione alle singole operazioni trasformative. Ma per esempio il piano regolatore generale di Roma, Giuseppe Camposvenuti con Federico Oliva, Carlo Gasparrini e anche altri urbanisti, in una delle principali operazioni pianificatorie italiane di questa fase, anche qui altro diverso modo di interpretare gli strumenti tecnici per fare ricomposizione urbanistica, per pensare una ristrutturazione della città. Questa è la tavola del piano intitolata Strutture del piano e strategie metropolitane. Questa la trovate sul web della Municipalità di Roma. È interessante la leggenda, è una leggenda argomentata, è una leggenda parlata, che ci fa capire quali sono gli ingredienti fondamentali della logica di ristrutturazione della città. Un lavoro sulle centralità,
centralità vecchie e nuove, di livello urbano, di livello metropolitano, questi soli. E gli elementi strutturanti sono il trasporto pubblico su ferro, una strategia, Giuseppe Camposvenuti diceva, la cura del ferro per Roma, un sistema portante di viabilità su gomma e un sistema del verde, una ruota verde. Una ruota verde, qua se avete osservato bene lo schema di Paul Wolf, la città radiale con i cunei verdi separati, qua troviamo una reinterpretazione di quell'idea, ma attraverso la deformazione che un progetto induttivo e contestuale ci richiede. E quindi è una ruota irregolare, però abbiamo quest'idea delle penetranti verdi e di un sistema che possa avvolgere la città centrale. E ancora in questo piano abbiamo un altro elaborato molto interessante, gli ambiti di programmazione strategica. Alcune figure, queste assomigliano, si chiamano in un altro modo, ma assomigliano agli schemi direttori che abbiamo visto prima. Figure strategiche nel processo di ristrutturazione della città. Alcuni sistemi di spazi che sono ritenuti essere, possiamo dire, fondamentali per il processo di ristrutturazione della città di Roma nel prossimo periodo. Per esempio, un programma imperniato sul fiume Tevere, un altro sulle mura aureliane, un altro sul parco dell'Appia Antica, e un altro sulla cintura ferroviaria. E che cosa vuol dire? Vuol dire che poi ciascuno di questi si configura con un proprio specifico programma urbanistico e poi possiamo entrare nel merito, questo era quello del Tevere, la parte centrale dell'ambito di programmazione strategica del Tevere, con una serie di azioni progettuali convergenti, li vedete rappresentati da tutte queste didascalie che ci portano poi a trasformazioni imperniate lungo l'asta fluviale, che poi diventano progetti. Questa è solo una suggestione visiva, ma tutti questi poi diventano progetti che vanno a trattare aree di dettaglio, ma inserite in una politica coerente di trasformazione dell'alveo fluviale dei suoi dintorni. E qui adesso credo che devo andare più veloce e diventa una suggestione di diversi strumenti per fare in modo diverso questa medesima operazione. Un piano i cui progettisti principali sono Francesco Evangelisti, il capo dell'ufficio di piano interno all'amministrazione, e il consulente generale Patrizia Gadellini, piano strutturale di Bologna del 2008, un'operazione urbanistica a cui ho collaborato anch'io. Qua l'idea è una ristrutturazione di Bologna attraverso sette figure della ristrutturazione, lo slogan è le sette città di Bologna, e qui ne vedete una rappresentazione diagrammatica: città della ferrovia, della tangenziale, della collina, del fiume Reno e del fiume Savena, della via Emilia di Ponente e di Levante, con rappresentazioni anche ideogrammatiche, schematiche.
Questa è la tavola originale del piano. Per ognuna di queste sette città, uno schizzo che cerca di trattenere la strategia perseguita, l'enunciazione di un programma urbanistico per quell'area, una rappresentazione di quali sono gli ingredienti fondamentali di quella figura della ristrutturazione urbanistica. E così per ognuna di queste sette. Questa è la principale di tutte, la città della ferrovia, ma poi c'è quella della tangenziale, quella della collina, quelle relative ai due fiumi della città e quelle relative al tracciato della strada romana che ha costituito la millenaria traccia dell'urbanizzazione di questa città, la Via Emilia, nei suoi due tratti, dal centro storico verso Levante e dal centro storico verso Ponente. Questo è il programma della città della ferrovia, che vi lascio alla vostra lettura, ma per ognuna di queste figure una serie di operazioni progettuali all'interno, che vedete rappresentato in questo patchwork, in questo mosaico di immagini, e ora che vedete rappresentato in questa serie, una serie di luoghi specifici che invocano una progettualità. Progetti concatenati in una strategia. E vi illustro solo uno dei più famosi, la riprogettazione del nodo della stazione ferroviaria con la realizzazione della stazione dell'alta velocità. Questo è lo stato esistente. Alcuni studi progettuali preparatori per un concorso internazionale di progettazione, International Competition. Questo è l'area del concorso internazionale. Questi sono i partecipanti e Arati Sosaki associati il gruppo vincitore. E questo è il progetto urbano di trasformazione, l'idea di realizzare una nuova stazione che è anche una nuova piazza della città e un nuovo ponte tra due parti della città in una espansione del sistema di centralità della città. Se avete guardato lo schizzo che stava sopra la tavola della figura della ristrutturazione della città della ferrovia, la stazione diventava come il corpo di una farfalla di un sistema di centralità organizzato su questo. Mariposa. Mariposa. Farfalla. Lo vediamo? Butterfly. I'm arriving. This is a butterfly. E questa è la stazione. La stazione ripensata come una trasformazione capace di proiettare il sistema di centralità oltre il centro storico, oltre la ferrovia. Questa è la nuova sede, questa è la nuova sede degli uffici municipali, è progetto di Mario Cucinella. E questo è il quartiere della Bolognina, quindi una diversa geografia del sistema di centralità della città, utilizzando le opportunità offerte dal progetto della stazione. E questo è il nuovo paesaggio urbano e questa è la nuova piazza urbana che ci si immaginava. Questo è ancora tutto da realizzare. Tipicamente era un progetto che veniva prima della crisi immobiliare.
E dopo la stazione sotterranea dell'alta velocità è stata realizzata, la connessione tra le due parti di città in qualche modo si è compiuta, tutto ciò che sta sopra invece le ferrovie italiane non hanno ora i soldi per realizzare questo progetto. E però, insomma, meglio che niente. E questo è un piccolo progetto invece nei dintorni di Milano, per dire che questa idea non è legata alla bigness, non è necessario avere una città metropolitana per esplorare questi dispositivi progettuali. Questi sono due miei colleghi, Antonio Longo e Alessandro Alì, in una piccola little town vicino a Milano, 7 progetti strategici per fissare il programma delle trasformazioni urbanistiche. Lo vedete, mi interessa sottolinearvi questa capacità di fissare diagrammaticamente un programma, una vision per la città, una visione per la città futura, e poi di declinarla, di trattarla selettivamente nello spazio, in una concatenazione spaziale, e poi di studiarla qua, città piccola, cose piccole, lungo un canale, possibile localizzazione della nuova scuola, nuovo nodo di Villa Fiorita, riqualificazione della fermata della metropolitana, però ad una dimensione urbana minore, però la medesima idea di costruire una nuova possibile struttura della città attraverso operazioni, progetti parziali. Ho citato Carlo Gasparrini. Carlo Gasparrini lavora molto su questa idea. Lui chiama questi dispositivi del progetto progetti guida e riprende un'espressione che era tipica di Giancarlo Bicardo. L'idea di organizzare la ristrutturazione della città, la sua riorganizzazione, attraverso alcuni progetti guida. Carlo Gasparrini lavora principalmente nella regione Campania, dove insegna anche nell'Università di Napoli, e questi sono alcuni suoi piani. Questi portici, questo è il Vesuvio, il vulcano, e il piano per questa città è pensata come la combinazione di 3 fondamentali progetti guida: uno legato al fronte mare, uno legato, possiamo dire, agli spazi aperti, al sistema di aree verdi, e uno legato a questo, diciamo, a questa penetrante della ristrutturazione urbanistica della città. Adesso solo suggestioni visive e andiamo a concludere. Un altro piano, Cava dei Tirreni, sempre Carlo Gasparrini, e vedete ancora questa idea dei progetti guida come criterio per organizzare selettivamente alcune risorse secondo un programma di ristrutturazione. Ancora, sempre questa idea che si scompone in alcuni progetti guida. E ancora un altro piano. E vado ad ultimi 2 o 3 esempi. Arturo Lanzani, un altro mio collega della mia scuola, importante studioso, che si cimenta nella progettazione di 2 piani di governo del territorio in ambito lombardo. Per certi versi in questo piano ritroviamo le tracce del progetto di suolo, un'idea, quella di Arturo Lanzani, il protagonismo del sistema degli spazi aperti come infrastruttura portante per la ristrutturazione della città contemporanea. Lui parla delle le maglie della città. E allora la maglia della naturalità diffusa
come il sistema ricompositivo della città. È interessante questa rappresentazione selettiva in cui vedete il sistema della naturalità rappresentato insieme, sono i perimetri neri, le aree della trasformazione, le principali aree della trasformazione, e vedete come all'interno di queste aree della trasformazione ci sono delle parti in verde scuro, sono le parti che sono pensate come cessione pubblica nel processo di trasformazione urbanistica di queste aree, quindi lo sviluppatore dovrà cedere come opere di urbanizzazione e come standard urbanistico queste aree, e queste aree di cessione sono viste come localizzate per collaborare al disegno di questa maglia della naturalità. E quest'idea, in stretto rapporto per esempio con la mobilità lenta, quindi quali sono le principali infrastrutture della città? Non sono le strade per le automobili, non sono, se volete, neanche le ferrovie, ma sono i percorsi della mobilità pedonale e ciclabile in relazione con la maglia della naturalità, e questa è la rete della mobilità lenta pensata sinergicamente con quella tavola che abbiamo visto prima. E questo è un altro piano di Arturo Lanzani in cui questa idea di un impalcato, di un framework fatto dal sistema della naturalità diffusa insieme al sistema dei servizi. Sistema dei servizi, azzurro, sistema della naturalità diffusa, verde, insieme costruiscono la maglia per il programma di ristrutturazione della città di Desio. Bene, ho finito, ma sostanzialmente quello che vi volevo sottolineare attraverso questa carrellata di progetti è questo fuoco sui dispositivi progettuali per il progetto di ristrutturazione urbanistica, è che a mio modo di vedere noi abbiamo assoluto bisogno di dispositivi progettuali che ci permettano di sviluppare una idea narrativa della possibile città futura su cui organizzare le nostre trasformazioni. Lascio a voi questi approfondimenti anche in relazione alle ultime immagini che vi ho mostrato, ma ci lasciamo con questa ultima. Scusatemi, qua ho bisogno del supporto. Con questa ultima slide in cui vi voglio sottolineare come queste nuove sfide che l'urbanistica contemporanea ha davanti, quella che è stata definita come una nuova questione urbana, come una prospettiva di rigenerazione urbana resiliente, una prospettiva di rigenerazione orientata alla sostenibilità, sono tutti temi che ci richiedono di condurre una fondamentale operazione interpretativo progettuale che richiede la sperimentazione di questo tipo di dispositivi del progetto, perché questi dispositivi del progetto sono costruttori di senso dell'azione urbanistica medesima.
e a mio parere costituiscono un fuoco della ricerca progettuale in cui come urbanisti dovremmo essere impegnati per le sfide che abbiamo di fronte. Vi ringrazio molto.